Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi in questo video commenterò a caldo quello che è stato il Nintendo Direct dedicato alle E3 2019. L'evento si è appena concluso e faccio questo video molto improvvisato rispetto al solito perché spero di riuscire a comunicarvi, a trasmettervi le sensazioni che mi ha lasciato questo stream, perché secondo me questa di Nintendo è stata la conferenza migliore delle tre, di un'E3 2019 molto deludente per certi aspetti, ma si sapeva già che sarebbe stato una fiera di transizione, una fiera di passaggio e che quindi non avrebbe riservato particolari sorprese. Nonostante questo, però, Nintendo secondo me è riuscita ad accontentare sia un pubblico più vasto possibile, sia lo zoccolo duro dei fan più accaniti. E prima di spiegarvi perché, vi lascio questo breve contributo registrato poco prima dell'inizio del Direct. Il mio sogno nel cassetto, e se succede, vi giuro che mi metto a piangere. Piangerò a quasi 30 anni, è di vedere Banjo-Kazooie tornare in qualche modo su Switch, ma soprattutto come personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate. E se mettono Banjo-Kazooie, diventa il mio main e torno pure a fare le guide su Smash, promesso. Con le lacrime, ve lo prometto. Vi ho fatto vedere questo video proprio per farvi capire come secondo me Nintendo sia stata l'unica ad aver pensato realmente ai propri fan e a trasmettere qualcosa che andasse a toccare, diciamo, dei nervi scoperti. Tutte le altre aziende, ad esclusione forse solo di Square Enix, invece hanno trattato le loro conferenze come degli showcase un po' più anonimi e soprattutto di transizione, di passaggio. Ad esempio, Microsoft, secondo me, ha fatto una buona conferenza, ma non ci ha creduto fino in fondo. È stata comunque una conferenza per rimandare a quello che succederà l'anno prossimo. Quindi di concreto c'è stato veramente poco e anche i fan, alla fine, sì, possono essere rimasti contenti per quel poco che si è visto di Halo Infinite, ma alla fine difficilmente saranno stati soddisfatti al 100%. Invece in questa conferenza Nintendo c'è stato di tutto per tutti quanti. Ora non farò un riassunto di tutto quello che è stato presentato, anche perché sono stati 40 minuti molto densi, ma vi esporrò secondo me quali sono stati i punti di forza e anche i limiti di questa conferenza, perché sì, mi è piaciuta, la reputo forse la migliore di tutte quante, però allo stesso tempo ha avuto le sue imperfezioni. Partiamo appunto proprio dalla durata dell'evento, che secondo me è stata perfetta. Sono stati 40 minuti, un tempo giusto, meno di un'ora, quindi non è stato eccessivamente pesante come le altre conferenze che hanno accusato dei momenti di stanca importanti. Penso alla conferenza Microsoft, ma anche a quella Ubisoft. Ecco, Nintendo è riuscita a concentrare tantissime informazioni in poco tempo, però comunque lasciando spazio a ogni singolo gioco. Una delle grandi paure che avevo per questa conferenza è stata decisamente scongiurata perché temevo che la Nintendo si sarebbe concentrata esclusivamente su alcuni titoli, rendendo il Direct monotematico come ha fatto l'anno scorso su Smash, che da una parte può essere una mossa azzeccata se si ha un titolo di richiamo che può attirare tantissimo pubblico, ma allo stesso tempo è un'arma a doppio taglio, perché gli utenti non interessati soffrono il concentrarsi eccessivamente su un unico argomento ed entrare eccessivamente nei dettagli viene visto come un qualcosa di ridondante ed eccessivamente pesante, e quindi si perde l'attenzione del pubblico. Qui invece la Nintendo si è mossa egregiamente perché già nelle settimane precedenti ha dedicato dei direct monotematici ai titoli più importanti di prossima uscita, ovvero Super Mario Maker 2 e Pokémon Spada e Scudo, liberandosi così gli slot necessari per presentare quanti più titoli possibili all'interno di questa conferenza che di sicuro avrà un pubblico molto variegato e non settorializzato su uno o due giochi. Quindi secondo me il ritmo è il primo punto vincente di questa conferenza. Altro punto molto interessante è stato quello, come è stato dichiarato in apertura della conferenza, di concentrarsi sui giochi di prossima uscita. La Nintendo non si è persa in fronzoli e il focus principale, anzi l'unico focus della conferenza, sono stati titoli in uscita durante quest'anno e nei primi mesi del 2020. Ora, se da una parte questo qua sicuramente è un bene, dall'altro comunque lascia sempre un po' l'amaro in bocca perché la speranza di vedere Switch evolversi come piattaforma multimediale e non semplicemente come console di gioco ormai è svanita definitivamente. Io sono contentissimo che la Nintendo si concentri esclusivamente sull'aspetto ludico della piattaforma, ma ad oggi, lo ripeterò all'infinito, è troppo limitata come macchina. Per
non offre un'esperienza online adeguata per il periodo storico, difficilmente può attirare quel tipo di giocatore, per esempio appassionato di gioco online o di multiplayer competitivo, ma anche non ha quelle funzionalità base che sono sì accessorie, non devono essere il core principale della console, ma allo stesso tempo se vengono a mancare la fanno percepire più come un giocattolo che come uno strumento high tech. E questo secondo me nell'ottica del consumatore generico, generale, è insomma un grosso punto di demerito, perché va a chiudere in un angoletto ancora più piccolo quello che potrebbe essere il pubblico di Switch, che nonostante tutto però ha dimostrato di riuscire a prendere tantissimi tipi di giocatori grazie alla sua peculiarità principale, che è quella della portabilità. E in questo Direct abbiamo avuto finalmente la conferma che la portabilità è il punto di forza e non il limite della console. Quella che si pensava sarebbe stata una scelta che avrebbe per forza di cosa staccato la lineup della Switch rispetto alle console maggiori, alle console più performanti e potenti, alla fine si è rivelata una paura sì fondata, ma allo stesso tempo aggirabile. Ora che gli sviluppatori credono realmente nella console e che i costi di produzione delle cartucce si sta abbassando, iniziamo a vedere finalmente le lineup delle tre major console che si allineano. E vedere annunci come The Witcher 3 su console portatile per me è qualcosa di assurdo, è qualcosa di impensabile. Non stiamo più parlando di Skyrim, un gioco di 6 anni fa, ma stiamo parlando di The Witcher 3, che è un gioco di 3-4 anni fa, comunque non recentissimo, ma che ha una importanza attiva nel mercato, soprattutto adesso che CD Projekt Red sta per far uscire nel prossimo anno Cyberpunk 2077, che è uno dei giochi più preordinati adesso dell'anno. Quindi immaginatevi quanto eco, quanta risonanza può avere un titolo del genere, e perché non sperare a questo punto anche in un porting di Cyberpunk 2077, ma così come vedremo anche Doom Eternal e Wolfenstein Youngblood, sempre grazie alle conversioni ottime dei Panic Button. Insomma, questo Direct è servito definitivamente a confermare che se c'è la volontà da parte degli sviluppatori, nulla è impossibile da portare anche su una console con evidenti limiti tecnici dettati dalla sua particolare architettura. Passando proprio ai giochi, sono felicissimo che sia stato dato il focus necessario a quei titoli che giravano un po' nel limbo da troppo tempo, in particolare parlo di Luigi's Mansion 3 e Animal Crossing. Ora però, questo forse è l'aspetto che meno mi è piaciuto, perché Luigi's Mansion 3 sembra interessantissimo, finalmente abbiamo visto qualcosa che non sia degli spezzoni di gameplay rapidissimi dove non si capisce nulla del gioco, ma abbiamo qualcosa di concreto, abbiamo finalmente delle informazioni aggiuntive sia sul setting che sul gameplay, sulle meccaniche un po' più avanzate che soprattutto lo differenziano dai suoi predecessori ma lo mettono in continuità con il brand, ma allo stesso tempo non c'è stata la release date e questo è gravissimo, cioè ancora un generico 2019 non è abbastanza, era un titolo che probabilmente avremmo dovuto vedere un po' prima o quantomeno anche a dicembre, novembre, va bene, ma a questo punto la Nintendo avrebbe dovuto dare la conferma di una data di uscita. Stesso discorso per Animal Crossing, di cui si è visto decisamente meno, però è interessante, ha il suo perché, si inserisce anche quello nell'ottica dei Game Creation System ed è una cosa che trovo molto interessante, questa che verso la fine di questa generazione, l'ho già detto in un video dedicato a Super Mario Maker 2, vedremo sempre di più l'accento poggiarsi sopra la libertà creativa data al giocatore, che non è più l'open world esplorabile, ma è proprio l'open world creabile, cioè proprio l'atto costruttivo da parte del giocatore su cui verrà sempre più posta l'attenzione. Tenete d'occhio infatti Super Mario Maker 2 e Dreams, perché saranno probabilmente un po' le perle di questa fine generazione insieme ai titoloni su PlayStation 4 che possono essere Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2 e l'attesissimo Death Stranding, ma questo è un altro discorso. Comunque, stavo parlando di Animal Crossing, anche di questo si è visto pochissimo ed è stata rimandata la data di uscita e la Nintendo per la seconda volta in un anno, anzi in 6 mesi, si è ritrovata a chiedere scusa ai propri consumatori per non aver qualcosa di concreto rispetto a quello che aveva presentato in precedenza. Dopo lo scandalo di Metroid Prime 4, dove comunque la Nintendo è riuscita a cadere in piedi, ci ritroviamo di nuovo a vedere i capoccia della Nintendo che chiedono scusa perché vogliono garantire la massima qualità del prodotto, che è una cosa che è giustissima, va bene, il consumatore è felice comunque di questo tipo di sincerità, però hanno un po' esagerato, anche perché se
Luigi's Mansion non abbiamo ancora una data precisa, però va bene, uscirà nel 2019. Animal Crossing è stato rimandato al 2020, Metroid Prime 4 è sparito, ma soprattutto che fine ha fatto Bayonetta? Anche quello è stato rimandato al 2020, per fortuna c'è Astral Chain, sempre di Platinum Games, presentato all'interno di questo Direct, e devo dire che l'impressione è più che positiva ed è forse uno dei giochi che attendo di più di tutto quanto l'anno. Ma appunto, secondo me, questo Direct allo stesso tempo ha messo in luce la problematica maggiore di Nintendo e forse un po' di tutti i publisher di questa generazione, che tendono a fare dei reveal, che tendono ad annunciare dei progetti quando veramente non hanno nulla tra le mani. Penso ad esempio alla conferenza Microsoft, dove il 90% dei giochi presentati erano semplicemente dei teaser trailer, e allo stesso modo la Nintendo va avanti con questa cosa di presentare solo dei loghi o dei teaser trailer in computer grafica, che poi però lasciano, creano un hype immediato, ma sul lungo termine sono controproducenti. Ho paura che questa cosa si ripercuota allo stesso modo per il seguito di Breath of the Wild, annunciato a sorpresa alla fine del Direct. Che senso ha fare un annuncio del genere? Cioè, lo sapevamo, lo sospettavamo che comunque in questa generazione di console sarebbe arrivato un altro Zelda, un seguito di Breath of the Wild, che avrebbe sfruttato gli stessi assets, proponendo, diciamo, un'esperienza alla Breath of the Wild 1.5, più che un vero seguito, una sorta di reimmaginazione e rielaborazione di quanto creato con l'engine del gioco, un po' come era stato, anzi esattamente come era stato per Ocarina of Time e Majora's Mask. Lo sapevamo, non c'era bisogno forse di presentarlo in questo modo, anche perché non sappiamo cosa abbia realmente tra le mani Nintendo e fra quanto vedremo qualcosa di concreto. Abbiamo visto chiaramente la mappa di Breath of the Wild, il castello di Ganon, e l'unica cosa nuova era il teschio, lo scheletro di Ganondorf. Quindi chissà quando lo vedremo. Perché creare questo tipo di hype quando ci abbiamo già in sospeso tantissimi altri titoli di cui abbiamo bisogno di vedere qualcosa? Non lo so, è stato, diciamo, un rilancio coraggioso e speriamo che riescano però a tenere fede alle loro promesse e a quanto stanno mostrando. In chiusura, secondo me, l'altro punto di forza di questa conferenza è stato quello di offrire una varietà eccellente di titoli e situazioni all'interno dei giochi presentati. È stato veramente un Direct per tutti, per un pubblico molto ampio, anche se ho avuto la sensazione che soprattutto la prima metà, anzi i primi tre quarti del Direct, fossero pensati soprattutto per un pubblico orientale over 30. O comunque intorno alla trentina, come sono io. Perché è stato impressionante come la Nintendo abbia recuperato dei brand che oggi non possono avere richiamo nel grande pubblico se non verso le persone che sono cresciute con queste saghe. E quindi, per esempio, io mi sono emozionato, cioè stavo per piangere anche per la seconda volta, anzi sarebbe stata la prima perché poi Banjo è stato annunciato dopo, però mi sono emozionato veramente nel vedere la collection dei Mana. Per me quello è un gioco interessantissimo. Cioè, Secret of Mana rimane uno dei tesori della mia collezione videoludica, e vedere l'annuncio così in sordina di un ritorno del genere per me è strabiliante, ma capisco che in realtà è una cosa molto di nicchia, pensata più per un pubblico non così ampio e non così vasto. Allo stesso modo mi domando quanti avranno gioito nel vedere, o quanti saranno rimasti spiazzati nel vedere un brand nuovo come Panzer Dragoon, Horta, soprattutto un genere che non si vede più tanto in giro, quello dei rail shooter, che invece era un po' la fortuna di una console come la Wii, ma anche la collection di Contra. Insomma, sono tutti nomi appartenenti al passato che vanno a stuzzicare quel tipo di pubblico. E a questo punto però viene fuori anche l'altro grande limite di questa Nintendo Switch, perché veramente basta collection, basta remaster, questa Switch ha bisogno di una virtual console che ancora non si vede. Proprio perché la Nintendo sa che c'è un pubblico di riferimento interessato a quell'epoca storica, interessata alla riproposizione di quei giochi, che non gli interessa che siano in HD, remaster o nuovi titoli, no, giocherebbero tranquillamente emulati legalmente pagando i titoli della loro infanzia. Perché la Nintendo, voglio una risposta adesso, voglio sapere perché la Nintendo non fa una dannatissima virtual console per guadagnare un sacco di soldi e accontentarci, prendendo così due piccioni con una fava, ma
non ci sono tracce di queste cose. Speravo in un ritorno di Metroid, che però non c'è stato, ma aspettate uno dei miei prossimi video perché a questo punto ci penso io. Allo stesso modo non si è visto Metroid e non si è visto Retro Studios. Ovviamente non si sarebbe mai visto Metroid Prime 4, ma io mi aspettavo la remaster della collection dei tre Metroid Prime. Però allo stesso tempo avevo ipotizzato in un video che magari si sarebbe potuto vedere qualcosa di questo titolo segretissimo su cui hanno lavorato i ragazzi Retro Studios, invece non si è visto niente. I titoli comunque andateli a vedere Cap, sono tantissimi, sono tutti molto interessanti, bellissimo il remake di Link's Awakening. Più ci penso più mi vengono in mente titoli meritevoli che hanno fatto la costellazione in questo Direct, bellissimo anche Treehouses. Non pensavo che un trailer di Fire Emblem mi avrebbe preso così tanto e ora sto considerando veramente l'acquisto del gioco, anche se è una saga che non ho mai toccato e sono anche dei personaggi che odio su Smash, quindi insomma questo Direct ha funzionato perché ha proposto tante cose, ma soprattutto ha funzionato perché è stato un ritorno alla forma di Nintendo che forse negli ultimi anni, presi un po' dal successo di Switch, si erano persi per strada e soprattutto temevo un po' per l'abbandono di Reggie Fils-Aimé sostituito da Doug Bowser, che però si è subito presentato con una gag molto divertente, scontata quanto divertente, è vero, però allo stesso tempo mi ha riportato ai quei toni un po' più scanzonati, un po' più spensierati che c'erano quando Satoru Iwata era ancora in vita e Mario facevano le scenette con i pupazzetti, lui e Reggie Fils-Aimé. Ed è proprio qua che secondo me sono riusciti a catturare un pubblico ampissimo e vastissimo, ma soprattutto con gli annunci fatti su Smash sono riusciti a sfondare il cuore degli appassionati. Se Eldrick ormai era stravociferato, il leak era passato ormai da quanto? 4, 5, 6 mesi, non lo so, tantissimo. E vederlo non è stato così di grande impatto, anche se poi nel trailer è stata posta, si vede la cura che è stata messa dietro al personaggio, la presentazione di tutte le skin dei vari protagonisti, delle varie incarnazioni, dell'eroe di ogni Dragon Quest. Diciamo è stato d'impatto, è stato giusto aprire con quello, però mancava ancora qualcosa e vedere l'annuncio di Banjo a fine Direct con quel trailer che poi ha richiamato l'inganno dell'annuncio di King K. Rool è stato come il chiudersi di un cerchio e ha provocato in me, che sono un appassionato, un vero cortocircuito emotivo ed è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera videoludica, perché la Nintendo anche qua sa quello che i suoi fan vogliono e quando decide di fare centro ci riesce perfettamente. E Banjo è epocale, spero come l'eroe accompagna l'arrivo di Dragon Quest su Switch e in un certo senso si pensa che Joker possa accompagnare Persona 5 sulla console ibrida di Nintendo, spero che anche questo arrivo di Banjo-Kazooie rappresenti il definitivo avvicinamento di Microsoft a Nintendo, che non ha nascosto le sue mire espansionistiche in questa generazione e soprattutto per la prossima generazione di console. Spero che questo Banjo quindi su Smash rappresenti il ritorno di una delle saghe storiche di Rare, il riavvicinamento di Rare e Nintendo e soprattutto una nuova linfa vitale per dei capolavori che hanno fatto la storia del videogioco, non solo di Nintendo. Giochi soprattutto che in un clima così nostalgico che tende a riprendere qualsiasi cosa, tra l'altro arriva pure Spyro su Switch, c'è bisogno a questo punto che ritornino anche queste icone importantissime in un certo senso dimenticate. E quindi ben venga Banjo su Smash, ben venga Eldrick, ben venga la lineup assurda per questo 2019, per questa seconda metà del 2019 e inizio 2020 su Nintendo Switch, ben venga queste tre, che è stato un E3 di transizione ma comunque ha saputo regalare le sue soddisfazioni, e ben venga un altro anno clamoroso di Nintendo con la sua Switch, che si conferma essere la migliore console della casa di Kyoto dai tempi del GameCube. Io sono il Poro Michele, grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo monologo improvvisatissimo, vi ringrazio, vi aspetto nei commenti, sono curioso di sapere che ne pensate di questa conferenza e se anche voi siete rimasti così piacevolmente colpiti o seppure vi ha deluso, perché alla fine il mondo è bello perché è vario, però voglio sapere tutto quanto nei commenti. Ci vediamo presto con Metroid, mi raccomando seguitemi. Alla prossima, ciao!